Hamilton a farla da protagonista nello scenario suggestivo dell'Arena Beach del Foro Italico. In una intrigante versione su sabbia del celebre gioco del volano, la Federazione Italiana Badminton ha dato vita alla prima edizione del trofeo Beach Badminton Foro Italico, una due giorni che ha visto oltre 40 giovani atleti impegnati nelle specialità singolare maschile, femminile e doppio misto. Disciplina olimpica da quasi 20 anni, tra i 5 sport più praticati al mondo, il badminton italiano guadagna sempre maggiori consensi e l'intero movimento nazionale, seppur lontano dall'enorme attenzione calamitata nei paesi orientali nel nord-est europeo, si dimostra in crescita costante. Circa 6.000 atleti agonisti fanno attività su tutto il territorio italiano e abbiamo oltre 100.000 ragazzi nel settore giovanile, in età scolastica. Lo dico con grande piacere, siamo nella top 10 degli sport scolastici nell'ambito dei giochi sportivi studenteschi, per noi è veramente un grandissimo risultato. Quando parlo di oltre 100.000 tesserati parlo di oltre 1.000 scuole in Italia dove si pratica costantemente il badminton, presenti in tutte le regioni. Alle fasi finali dei giochi sportivi studenteschi erano presenti tutte le regioni d'Italia, sia per quanto riguarda la parte maschile che femminile. Questi sono dei numeri, numeri che per noi sono molto importanti. Stiamo sperimentando anche il beach perché con la nostra disciplina, con cui stiamo avendo dei grandi risultati, uno sviluppo, dei successi, insomma, siamo veramente soddisfatti. La stiamo provando dove possiamo, non solo nell'agonismo, non solo a livello olimpico come la nostra Agnese ci ha dimostrato a Pechino e come i nostri ragazzi nel nostro pallavamento milanese si stanno preparando per Londra, ma anche nelle piazze e poi sulla spiaggia. Il periodo è questo, per cui abbiamo questa fantastica cornice del Foro Italico, fantastico, tutto bene. Indovinata la politica federale, sicuramente accorta sull'attività agonistica e proiettata più che mai alle prossime Olimpiadi di Londra 2012, ma anche impegnata in progetti più ampi e vicini ai giovani che mirano alla diffusione della disciplina in una concezione differente di sport come sinonimo di socializzazione, cultura e benessere. Il beach badminton che stiamo promuovendo in varie forme ormai da 3 anni, una disciplina che stiamo cercando di far vivere come disciplina di adatta al fitness, allo star bene e anche al divertirsi, quindi sulle spiagge e non solo. E nelle scuole italiane è arrivato con una formula che è molto easy, con campetti montati facilmente e soprattutto con una formula che è lo sport di squadra, e cioè giocano insieme a coppia un ragazzo e una ragazza, perché un'altra caratteristica di questo sport è che le donne sono brave quanto e forse più degli uomini. Non è un caso che la prima nostra atleta ad andare alle Olimpiadi è stata una donna. Mi è piaciuto venire qua a giocare, vedere l'ambiente, comunque giocare all'aperto dava anche una visibilità maggiore, magari a volte siamo in palestra e nessuno sa che stiamo giocando, invece all'aperto al Foro Italico dove ci sono anche altre attività passano più appassionati, persone che possono comunque appassionarsi al nostro gioco. Avere la sabbia sotto i piedi rende più difficoltosi gli spostamenti, anche se aumenta un po' la spettacolarità perché riusciamo a fare dei tuffi, cose che magari in palestra ci viene difficile. E un'altra cosa che incide sul gioco è il vento, perché il volano, anche se viene appesantito per giocare, la sua traiettoria viene modificata dalle folate di vento, quindi a volte ci sono dei recuperi che magari in palestra non verrebbero fatti.